Riparte la Lazio, uscito Immobile, da un pallone in profondità per la velocità di Correa, inseguito proprio da Ciciletti. Correa in area per Patrick, fermato però, attenzione, calcio di rigore, ragazzi, rigore, calcio di rigore, bravissimo Berisha, calcio di rigore. Ha anticipato tutti, l'aveva detto Franco, poteva essere un giocatore importante, ha anticipato il difensore da dietro, credo sia Cagliolo, Cagliolo non l'ha visto arrivare e poi andando in estirata a colpire il pallone, ha colpito soltanto il giocatore della Lazio e alla fine c'è un calcio di rigore solare e vediamo, credo che sarà ovviamente Immobile, ma finalmente ecco una giocata in verticale, ma soprattutto Franco da sottolineare questo giocatore Berisha che ha rubato un gran pallone in area di rigore. Calcio di rigore per la Lazio. Bruttissimo, bruttissimo. Con Ciro Immobile che posiziona il pallone sul dischetto. Tutti fuori dall'area, nessuna protesta da parte dei giocatori del Parma, talmente netto il fallo ai danni di Berisha. Ciro Immobile posiziona la palla sul dischetto con Sefe che non aspetta molto ad arretrare sulla linea di porta. È tutto pronto, si aspetta il fischio, parte Immobile, il go! Ciro Immobile, e la Lazio passa in vantaggio al 36esimo del secondo tempo, il gol di Ciro Immobile che sfonda la porta di Sefe e porta in vantaggio la squadra bianco-celeste. Manco a dirlo, è lui, il numero 17, il bomber di questa squadra. Ciro Immobile, Parma 0, Lazio 1. Sesta gol in campionato per il giocatore della Lazio che sfonda il fortino del Parma con Ippolite che non lascia scampo a Sefe e porta la Lazio strameritatamente in vantaggio. Dove Sefe avanza fino alla linea mediana del campo. Ancora un lancio centrale di Abbiani di testa, va Parolo verso Milinkovic con il fisico, va via Milinkovic, il pallone sparacchiato dalle parti di Immobile, va Immobile, limite dell'area, ancora Immobile per Correa davanti alla porta, Correa! Al 47esimo del secondo tempo il contropiede perfetto della Lazio con Milinkovic per Immobile che mette Correa davanti alla porta in diagonale, il pallone sul paletto e poi in rete per il raddoppio della Lazio a Parma, Parma 0 Lazio 2, Correa e il raddoppio 2-0. Tutti a casa, ha vinto la Lazio! Sì Franco, stavolta i cambi sono decisivi, Berisha e Correa regalano le due emozioni più grandi della Lazio che vince strameritatamente questa partita e si porta in alto, molto in alto in questa classifica del campionato di Serie A.